Allora, adesso voglio provare a risolvere un problema che sembra che diano quando devono selezionare il personale in Amazon. Non so se sia vero, comunque gira questo problema. Adesso provo a risolverlo con Solidox. Allora faccio piano frontale e vado a farmi uno schizzo. In pratica il problema è che c'è un cavo sostenuto da due pali alti 50 metri. Questo cavo è lungo 80 metri. La distanza tra la terra e il cavo, il punto inferiore del cavo quando penzola, è di 20 metri e bisogna trovare la distanza tra i due pali. A questo punto, adesso io ho fatto apparire qua per schematizzare meglio il problema. Ok, a questo punto vado a crearmi lo schizzo, vado qui, creo un rettangolo e vado a creare questo. Metto questo contro questo punto intermedio e vado a mettere 50 qua, che sarebbe l'altezza del mio palo, 50. Ok. Dunque, l'incognita è questo valore qua, e questa la larghezza dei due pali, che adesso lascio 95, ma vado a mettere quota guidata in modo che questo possa muoversi. Ok? Dunque la soluzione del problema sarà questa quota qui. Adesso vado a prendermi a una linea e traccio una linea da qui a qui. Ok, e vado a quotare che da qui a qui è 20. Ok, perfetto. E poi vado a prendermi un'altra linea e vado nel punto intermedio, vado a prendere l'altro punto intermedio. E dunque, per rappresentare il cavo attaccato da qui a qui e il suo punto minimo qui, vado a usare una conica. Dunque vado qui, vado a prendere una conica, schiaccio qui e poi mi sposto e schiaccio e clicco ancora e faccio orco cane. Allora rifaccio, vado a prendere conica, prendo il punto, clicco sull'altro punto, clicco un'altra volta e clicco la seconda volta. Ok, e faccio ESC e la conica si fa. Questo sarebbe il mio cavo. Il mio cavo è questo contro questo e metto coincidente. Dunque questo cavo deve essere lungo 80 e naturalmente è simmetrico. Adesso vado a mettere il valore RO, che per rappresentare il cavo che cade dovrebbe essere attorno a 0,35. Ok, però è un coso a parte, è una cosa particolare della curva della conica in SolidWorks. E niente, adesso il mio problema è che non riesco a dare la lunghezza, non riesco a dare che è 80. Allora, per dargli 80 faccio un'approssimazione. In pratica vado a usare una spline di stile, schiaccio qui, e schiaccio qui e faccio ESC in modo da approssimare, di cercare di avvicinare questa spline più vicino a questa conica qua. A questo punto questo lo metto orizzontale. Questo, allora, la conica la faccio costruttiva. Questo vediamo se è giusto. Questo si sposta, perfetto. E cercherò di approssimare la spline alla conica. Per far questo faccio questo contro questo tangente e questo contro questo tangente. Si approssima, adesso devo andare a mettere la mia lunghezza. Adesso mi sposto qua. Ok, vado a mettere, quoto la mia spline e vado a dirgli che è lunga 80.
80, perfetto. Adesso la spline me la sposto giù. Vediamo se si sposta o non si sposta. Allora vado a prendere questa spline, control questo, lascio andare e metto coincidente. A questo punto il valore viene attorno a 45, qui viene 45,34, in realtà il risultato dovrebbe essere attorno a 45,40, comunque è un'approssimazione, e dunque il problema di questo cavo viene risolto in modo approssimato. Ok? Poi l'altro problema, naturalmente, e la domanda successiva è: cosa succede se questo invece di essere 20 diventa 10? Se faccio così, clicco due volte qua e faccio diventare 10, mi dà problemi. Ok, diventa tutto rosso. Allora a questo punto cosa faccio? Proverò a mettere 15. 15, ok. Naturalmente questa si avvicina molto. Proverò a mettere 12. Dunque questi tendono sempre a rimpicciolirsi. La distanza metterò 11, ancora più piccola, metterò 10,5, 10,5, e questo qua sì, diventa sempre più piccolo. Non riuscirò qua, adesso io posso andare, vediamo se mi riesce 10,01, ok, dovrebbe riuscire, e questo non riesce ad arrivare a 10, perché in pratica la risposta sarebbe 0, visto adesso, tanto per chiarire qua, metto 10,5, vediamo se torna come prima. Ok, siccome questo è 40, dunque questo è lungo 80, sarebbe piegata a metà, 10, e dunque questo valore, quando questa distanza è 10, la distanza tra i due pali è 0. Spero di essere stato chiaro, ci vediamo alla prossima.